Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, grandissimi, ebbene se l'avete letto dal titolo, oggi sfiderò ufficialmente il muscle model più estetico d'Italia. Allora, sono insieme a Damiano Mares e come stai Roccia, tutto bene? Tutto bene. Ti vedo super in forma e scommetto che sei in un periodo di massa. Sì, sono in un periodo di massa, ho iniziato da circa 2 mesetti, ovvero da finita la gara, ho alzato subito le calorie, ho iniziato questa fase di costruzione. Allora, io sono 1,90 attualmente, per tra i 108 e i 110 oscillo, sono intorno alle 5000 kcal durante la giornata. Spiega un attimo, tu quanto sei alto, quanto pesi e quanto stai mangiando, insomma. Ora, io sono leggermente più basso, quindi 1,86-1,87, attualmente sono sui 107-108 kg e anche io a livello calorico sulle 5000 calorie. Quindi siamo lì, di conseguenza sarà una sfida alla pari praticamente. Sì. E sei gigantesco qualitativamente dal punto di vista muscolare, spacchi in questo periodo e ti faccio i miei complimenti soprattutto per la tua prima gara, perché è la prima gara nella tua vita, giusto? Esatto. E l'hai vinta. Cosa ti ha spinto proprio a partecipare in una categoria come Muscle Model? Perché ti spiego, molti conoscono magari i Man Physique, Classic Physique, che sono diventati famosissimi soprattutto grazie a Bumstead e gente di questo calibro, oppure gli Open e i bodybuilder veri e propri. Cosa ti ha spinto proprio a partecipare nella categoria Muscle Model? Allora, a me la categoria Muscle Model, ma in generale la federazione WBFF, piace molto per i canoni che ha. Ok. Che sono canoni più estetici, quindi non troppo estremizzati a livello di volume e tiraggio, ma più vicino e che piace di più, diciamo, alle persone normali, ai classici frequentatori delle palestre. Quindi non sono troppo estremizzati, ma sono un po' alla portata di tutti. E poi, oltre alla sfilata, diciamo, col costume, c'è anche la sfilata e la premiazione in abito, quindi questo per comunicare che l'importante non è solo la bellezza, diciamo, del fisico, ma a 360 gradi anche della classe, dell'eleganza, ma vanno a premiare anche il viso, i capelli. Quindi devi essere un bel ragazzo, praticamente. Bel ragazzo, sì, infatti è proprio model. Quindi ti hanno vestito model, da James Bond praticamente. Esatto. E dove l'hai fatta? Qua in Italia? All'estero? No, allora è una federazione, diciamo, internazionale. Ok. Di gare in Italia ne facevano solamente una prima del Covid, poi col Covid ovviamente per le restrizioni ed altro hanno diminuito un po' le gare. Qua in Italia? Sì, e quindi l'unica gara europea che facevano è il campionato europeo che si è tenuto a Londra a inizio novembre. Quindi si può affermare che sei campione internazionale? Campione europeo. Europeo, ok. Ragazzi, abbiamo il numero uno nella sua categoria, quindi mi raccomando, prima di iniziare questo video vi chiedo un piccolo favore: lasciate un bel like, un bel commento, condividetelo con tutti i vostri amici. Ovviamente vi lascio i suoi social, anche lui ha un bellissimo canale YouTube qua sotto, link in descrizione. Direi di scaldarci e ti sottoporrò a questa sfida, ma prima sono molto curioso, guarda, mi sposto un attimo, ci fai un po' di posing? Ci fai vedere un po' queste masse muscolari? Guardatelo, stiamo parlando di un periodo di massa, massa a 107 kg, pazzesco. Va lì. E l'addome è stratirato, cioè guardatelo. Pelle. Incredibile. Anche le gambe non mancano qua. Sono delle gambe belle e voluminose, guardate il quadricipite, è anche bello definito. Sei diventato famoso in Italia anche per questo approccio, non dico flessibile, della dieta flessibile, perché la gente interpreta, diciamo, proprio modo quella che è la dieta flessibile, ma diciamo questa dieta ultra flessibile. Ci spieghi un attimino? Allora, diciamo, è più un'unione di cose, ovvero unire il fatto che seguo questo approccio flessibile che di per sé comunque mi permette di variare molto la scelta alimentare, unita al fatto che comunque io, essendo comunque 100 e più chili e avendo un buon metabolismo, devo mangiare sempre molte calorie, sia in massa ma comunque anche in definizione, che sono arrivato proprio a un minimo di 2005, ma nelle fasi iniziali stavo sulle 3000 calorie, quindi comunque sono calorie alte. E anche unito al fatto che oggettivamente mi piace mangiare, quindi dovendo mangiare tante calorie e avendo la possibilità di variare molto, diciamo, vado spesso ad inserire magari la pizza, un gelato. Magari può sembrare che vado a mangiare molti cibi sporchi, cibi sgarro, che però in realtà rientrano tutti nei miei macronutrienti e nelle mie calorie. Scaldiamoci per workout e partiamo con la sfida. 10 minuti prima di affrontare questa sfida uno contro uno, mi ricarico per bene col mio pre-workout preferito, in questo caso Energy Aminos gusto Passion Fruit, uno scoop 20 grammi con 400 ml d'acqua,
Vi ricordo amici che per quanto riguarda tutti questi integratori, ma non solo, anche queste creme proteiche buonissime e whey protein per soddisfare al meglio il vostro fabbisogno proteico, vi ricordo che li trovate qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando amici, utilizzate il codice sconto DANFSG su prodotti singoli, non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando? Ricaricatevi al meglio prima di una vostra sfida oppure prima di un vostro workout. Prima che il Boom Mares mi veda, mi ricarico per bene, ovviamente ci giochiamo un po', tanto lo sapete molto bene, impossibile che cada, apriamo e ricarichiamoci al meglio. Allora amici, sono pronto per la prima sfida contro questo gigante. Vi dico, sono parecchio emozionato perché è alto praticamente 1,90 come me e pesa attualmente 108 kg. 108 kg e si tratta di 108 kg di muscoli. Siamo tutti e due in un periodo di bulk, giusto? Sì, io ho iniziato da 2 mesi da post gara. Quindi, cioè, nel senso, è veramente gigante, ve lo assicuro, dal vivo fa impressione. Prima sfida si tratta di un fondamentale, ho scelto la panca piana. Però sarà diversa dal solito, perché? Perché di solito tengo 2 minuti di tempo e si va a max rep, quindi hai possibilità di prenderti dei tempi di recupero in mezzo. In questo caso andremo a cedimento. Cosa significa? Si stacca il bilanciere e si fa veramente max rep fino a cedimento. Sulle ultime rep ti lascio soltanto 5 secondi magari di riposo. Se non riesci a chiudere una rep dopo questi 5 secondi di riposo oppure superi i 5 secondi di riposo, è finita la sfida. Quindi in poche parole, finché ne hai, continua a spingere. Quindi in questo caso non saranno 3 sfide ma saranno ben 4 sfide. Seguite il video fino alla fine. Noi ci siamo scaldati, pre-workout preso e direi di partire. Mi prenderò un piccolo vantaggio perché farò iniziare questo gigante sulla panca, che secondo me mi demolirà alla grande. Però non vedo l'ora di cimentarmi in questa sfida, quindi partiamo. Il buon Damiano si sta posizionando. Qua abbiamo scelto 100 kg, perché tutti e due, lui pesa adesso 107, io 110. Siamo sopra i 100 kg, quindi 100 kg sulla panca piana. Quando vuoi, stacca e inizia a fare le rep. Allora, contiamo attentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, guardatelo, 8, 9, 10, abbiamo superato appena le 10 rep, 11, 12, vai Roccia, non ti arrendere, 13, 14, 15, ok, inizia a tremare, 16, 17, 18, vediamo se lo chiude, 18, chiuse. Com'è? Vieni qua, alzati in piedi. Dura. Com'è stata? Impegnativo, di solito arrivo massimo a 10 con la panca. Ok. Quindi tu effettivamente la panca piana la tieni come esercizio allenante nella tua attuale scheda per il petto? Sì, ce l'ho, però di solito sto a ripetizioni basse, quindi... Perché alleni la forza sulla panca piana. Sì, quindi 5, 6, massimo 8, 10. Una domanda, hai provato il massimale per caso sulla panca piana? Sì, sono sui 150. 150? Ok, ok. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vedere un mio video sul massimale di panca piana, adesso che sono aumentato di forza. Bene, comunque ti faccio i miei complimenti. 18, giusto? Sì. Vediamo se riuscirò a superare queste 18 rep. Amici, è il mio turno. Mi raccomando, per questa sfida un bel like, un bel commento se lo merita. Passo il microfono al buon Damiano che terrà il numero di ripetizioni precise e, insomma, a cedimento, mi raccomando. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, diciassette, diciotto, 19, 20, mi vuole umiliare proprio, 21. Grande. Com'è? Fate bene? Sì, anche la tecnica. L'esecuzione andava bene? Sporcate leggermente alla fine, però buono. No, l'ultima dopo le 18, le ultime 3, sì. Le ultime 3-4 erano veramente pesanti. Bene, quindi 21 e 18 la prima. Prima ti ho battuto 1-0, ma adesso abbiamo altre 3 sfide.
Vediamo come se la caverà questo gigante. Siamo giunti alla seconda sfida, al secondo esercizio, giusto per alternare e far riposare i muscoli di spinta. Facciamo un esercizio a corpo libero, visto che pesiamo poco. Facciamo le classiche trazioni, però in questo caso teniamo la presa. La presa neutra. Presa neutra per, insomma, aiutarci un po' di più. Utilizzeremo anche le fascette e cerchiamo di dare il massimo, esprimere il massimo del nostro potenziale su questo esercizio. E vi dico, ora come ora, siamo vergognosi, almeno io, sì, perché... No, anch'io confermo. Quando comincio a pesare sopra i 100 kg, soprattutto negli esercizi a corpo libero, prima andavo veramente spedito, anche nei push-up, ora come ora, con i classici piegamenti sulle braccia, faccio un sacco di fatica. Ragazzuoli, questa volta parto per prima io, passo il microfono al buon Damiano. Vai. E insomma, do il massimo, vediamo quello che riesco. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, 14 e 15. No, sarà dura. È una tortura perché a un certo punto il dorso non riesce più a sollevare il peso del proprio corpo, entra in gioco bicipite e avambraccio e arriva subito il dolore, quindi sì. È una tortura, però 15 rep, l'ho chiuso. Buono. È il tuo turno, vediamo, ti passo le fascette e vediamo come te la cavi. No, ve lo assicuro, è umiliante. Prima avevo più di 20 trazioni di fila. Arriviamo anche a 25 in giornate buone. Quando vuoi, parti. Concentrato al massimo. Uno. Due. Bellissime. Tre. Quattro. Cinque. Vai, Roccia. Sei. Sette. Otto. Dai che tra poco mi raggiunge. 9, superiamo le 10, 10 chiuse, altre 5 per pareggiare. 11, 12, ok, 13, ancora 2 per pareggiare, ok, interrompiamo. 13 rep, come stai? Andato bene? Hai dato il massimo comunque, ti ho visto. Dì anche tu che hai utilizzato molto il bicipite, cioè faccio sì. Adesso un double biceps, guardatelo, strasvenato. Si vede, un po' di pump. Contrai un po' i bicipiti e guardatelo, stravascolarizzato. Le trazioni sono entrate. Bene, e con questo siamo quindi 13 per te e 15 per me, 2-0. Sì. Vediamo come te la cavi nelle altre sfide. Sono contento perché pensavo davvero, non sto scherzando, visto la sua forza, pensavo davvero di perdere queste sfide. Però diciamolo, lui non è molto abituato a challenge di questo tipo, quindi parte un po' in svantaggio. Io ormai lo faccio da un paio di anni e quindi so gestire magari meglio i tempi di recupero. Adesso non ci arrendiamo, passiamo alla prossima, terza sfida. Vi rubo solo un attimo, amici, per ricordarvi che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come whey protein, energy aminos pre-workout, creatina, carnitina, arginina e non solo, avete tutti questi gusti fantastici di creme proteiche e whey protein, li trovate qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, amici, utilizzate il codice sconto DANFSG su prodotti singoli, non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando? Ricaricatevi al meglio e fate scorta di questi gusti fantastici. Bene atleti, siamo pronti per la terza sfida. In questo caso, come vi ho detto, alterneremo un esercizio di spinta con uno di tirata. Abbiamo distrutto il petto, infatti non ne ho più. Prossimo esercizio, military press in piedi. Non stiamo facendo delle rep da powerlifter, stiamo facendo delle sporche rep da bodybuilder. È una sfida, non prendetela come esempio per quanto riguarda serie allenanti, sia per l'ipertrofia che per la forza. Non c'entra niente, ci stiamo divertendo, sono delle serie ignoranti da bodybuilder. Conferma anche tu? Sì, ancora peggio, nemmeno da bodybuilder, ma proprio da ignoranti. Per... un po' come viene. Però non ci stiamo sfidando, ci stiamo confrontando, quindi non prendetelo come esecuzioni corrette per le vostre serie allenanti, ma semplicemente divertitevi guardando questo video. Bene, military press abbiamo messo 20 kg di bilanciere, 20 e 20 lato sono 60 kg, vi dico 60 kg non è male per fare un max rep. Anche soprattutto qua, dopo la panca. Esatto, anche qua stessa procedura, quindi appena stacchi il bilanciere inizia a fare le tue ripetizioni fino a cedimento. Dai ragazzone, su, fammi vedere quanto sei forte.
Ok, bilanciere staccato. Partiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai Roccia, 11, 12, guardatelo, 13, 14, ok, 15, 16, chiudila, chiudila, buono, 16esimo chiuso, ne hai ancora una, dai, 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 16, buono. Interrompiamo la sfida per te a 16 rep. Guarda, scusa, contrai un po' le spalle e facci vedere questo shoulder pump, guardatelo. Ho fluito un sacco di sangue nelle spalle, pazzesco. Questo ragazzo è davvero tridimensionale. Sei diventato stramassiccio. Ti faccio i miei complimenti e chiudere 16 rep si vedeva proprio l'ultima che era accidimento. Sì, l'ultima. La 17esima non sei riuscito a chiuderlo proprio perché ti mancavano le forze. Adesso è il mio turno. Vediamo come me la caverò. È da tantissimo tempo che non provo una military press, soprattutto una military press così pesante, perché di solito utilizzo la shoulder press. Mi trovo meglio con dei drop set, con dei carichi pesanti. Adesso vediamo se avrò un po' di transfer per quanto riguarda la forza sulle military. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ancora pari. Sapevo dove chiudere la 17esima. La 16esima era proprio accidimento, sono stato in una cosa come la mia, come 8 secondi. Buono, questa pareggio. Buono, pari. Sei sicuro che mi pensavo di perdere di brutto, invece avevo i tricipiti ancora abbastanza freschi. Adesso recuperiamo per bene, passiamo all'ultima. Ok, distrutti male, veramente KO, abbiamo l'ultima sfida. In questo caso un altro esercizio di tirata. Dorso, abbiamo il classico pulley. Movimento corretto in questo caso ti chiedo, quindi cosa facciamo? Zero cheating di gambe? Allora, zero cheating di gambe e magari proprio un leggero movimento di busto, ma senza andare all'ultimo troppo, magari un po' troppo indietro, troppo avanti per aiutarsi. Ok, quindi solita procedura, veramente a cedimento. Vediamo, parto prima io questa volta e motivami un po'. Dai. Vediamo quello che riesco a fare. Ok, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Sarà dura. Ottimo. Questa è stata. Comunque come ripetizioni sono sempre là, Come sì. Numero 15. Tra le 15 e le 20 all'incirca. Sì. Abbiamo scelto bene i pesi. Sì, sì, i carichi sono quelli giusti. E vi giuro che forse perché è l'ultimo esercizio, ma veramente qua stavo. Cioè dopo le 10 rep facevo veramente fatica. Preparati. Ok. 1. 2, 3, ho la sensazione che qua mi demolisce. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, non è ancora stanco, è 17, 18, 19, 20. Ok, mi ha umiliato in questa sfida. Almeno qua. Però ci sta, dai. Bene, che dire, guardi, signor Mares, venga ai piedi. Allora,
Io davvero ringrazio questo gigante per aver partecipato a questo video sfida. Ci siamo trovati molto bene, anche a livello di cariche, abbiamo scelto i carichi giusti. Scusateci ovviamente per le ripetizioni, vi ripeto, è una sfida. Non è stato un workout di quelli tecnici, di quelli studiati, è stata semplicemente una challenge ignorante fra due amici. Di conseguenza, se vi è piaciuto, lasciate un bel like, un bel like, un bel commento, condividete questo video con tutti i vostri amici, lascia i social di questo gigante qua sotto, link in descrizione di questo muscle model, e noi come sempre ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimi.